Una buona serata a tutti, benvenuti all'edizione serale del KTG. Cominciamo subito con i titoli del nostro giornale. In Turchia Erdogan attacca Merkel, usi metodi nazisti, da Berlino passato il limite. Dagli interni scintille De Magistris, Salvini il leghista, non sei il nuovo, è il sindaco, sei un poveretto. E infine per lo sport, sci gigante, Italia che gran finale, tripletta azzurra nel gigante. Il presidente turco, il reporter tedesco arrestato è un terrorista, il ministro degli esteri danese convoca l'ambasciatore turco dopo le minacce rivolte ad alcuni cittadini turco-danesi. A Francoforte decine di migliaia di manifestanti curdi in piazza. Dagli Stati Uniti Trump, immigrazione non è un diritto, Merkel proteggere i rifugiati, una visita all'insegna della tensione, quella della cancelliera Washington. Non so che tipo di stampa lei legga, ma che io sia un isolazionista è una fake news, ha risposto il presidente degli Stati Uniti a una giornalista tedesca. La Corea del Nord rilancia la sfida agli Stati Uniti e alla Cina, l'ex alleato sempre più nervoso per il comportamento di Pyongyang, proprio mentre il segretario di Stato USA Rex Tillerson riannodava il dialogo con Pechino in vista del primo vertice bilaterale dell'era Trump. Pyongyang ha annunciato il test sotterraneo di un nuovo motore a forte spinta per razzo. Attenzione a considerare Matteo Salvini il nuovo. Salvini non è il nuovo, ha governato con Berlusconi, ha tagliato le risorse ai comuni. Napoli è sicuramente un'esperienza nuova, dove cerchiamo di coniugare rivoluzione e affidabilità di governo, è la dichiarazione di De Magistris. Mattarella all'Ocri per la 22esima giornata della memoria e dell'impegno, la lotta alla mafia riguarda tutti. Il capo dello Stato partecipa all'iniziativa organizzata dall'Associazione Libera e incontra i familiari delle vittime. Don Ciotti, lavoro e scuola antidoti alla peste mafiosa. 5 Stelle, base litigiosa, arriva la stretta di Beppe Grillo, l'idea dopo il caso Genova di intervenire sui meetup. I fuoriusciti rilanciano con la loro formazione alternativa libera e attaccano ogni regione al suo cerchio magico. Pensioni, le ultime notizie che preoccupano e limitano nella disponibilità di risorse economiche sono quelle che arrivano dalla comunità, che ha chiesto misure collettive per 3,4 miliardi di euro e necessariamente bisognerà metterle a punto, pena il rischio di una nuova apertura di infrazione nei confronti del nostro paese. Tripletta azzurra nel gigante, Brignone, Goggia e Bassino sul podio del gigante di Aspen. Salgono a 43 i podi azzurri in stagione. Nella storia dello sci azzurro una sola tripletta si è registrata nel 96 con Compagnoni, Panzanini, Costner. Risultato eccezionale per la valanga italiana. E adesso andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore sulla nostra penisola. Nubi in generale aumento, più diffuse al nord, Toscana e Sardegna, con possibilità di isolate piogge in serata su Alpi, Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso al sud, venti deboli, temperature minime in aumento al nord, massime in calo al centro-sud. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale, vi invito a continuare a seguire sempre le produzioni di Media Event sulle nostre emittenti, ovviamente a segnalare le vostre curiosità tramite i social network Facebook e Twitter e a seguirci sul canale YouTube. Una buona serata al vostro direttore, Carmine D'Urso.